Cedo la parola al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Generale Sergio Costa. Grazie ancora per la sua presenza, signor Ministro. Grazie, buongiorno. Per me è un piacere e un onore essere qui, anche perché è una giornata importante, perché già inizia a Ferrara col primo incontro dove si è parlato di impresa, quindi di impresa ambientale, e che ha un ruolo privilegiato per la tutela ambientale. Noi non possiamo tutelare l'ambiente se non ci incrociamo con il mondo dell'imprenditoria e quindi della tutela economica e dello sviluppo economico. Oggi ci si vede con il mondo scientifico, con quello che è considerato il rigore scientifico che deve essere assicurato, e con l'indipendenza della ricerca scientifica, che è l'altro elemento insuperabile se veramente vogliamo avere una speranza. Dopo le declinerò meglio. E poi a Palermo, se non ricordo male, in dicembre, come si conferma, c'è l'ultimo incontro, per poi arrivare finalmente all'incontro di febbraio. Quindi un passaggio fatto a step molto interessante, e di questo ringrazio il Presidente Laporta e il Direttore Bratti per averlo pensato, organizzato e definito. E dicevo, rigore scientifico. Oggi è la giornata dell'incontro per confrontarsi su questi argomenti. Perché? Perché chi fa le scelte politiche e quindi orienta le decisioni a livello nazionale, europeo, mondiale, deve essere assistito da quelle che sono delle analisi scientifiche, da quelle che sono gli approfondimenti tecnici. E solo l'indipendenza di questi approfondimenti consentono una sana valutazione politica. L'analisi, per esempio, dei trend. Io penso a, credo 10 giorni fa, ma più o meno siamo intorno a quella data, quando è stato pubblicato l'ultimo rapporto dell'IPCC, 91 ricercatori a livello mondiale che ci dicono: attenzione, c'è una deadline, il 2030 è una deadline, ma il pianeta oltre una certa data non arriverà per come lo conosciamo. Non è un politico che lo dice, che potrebbe fare allarmismo per motivi personalistici o elettoralistici. Lo dicono 91 ricercatori, o 92, adesso non mi ricordo, comunque una novantina di ricercatori di tutto il mondo, tra cui anche italiani, che ci dicono: attenzione, attenzione. Bene, quell'attenzione sul climate change ci dice che qualcosa sta cambiando. Ecco il rigore scientifico, ecco l'analisi dei trend. L'abbiamo visto nel Club Roma l'altro ieri, ti ricordi? E abbiamo apprezzato questa analisi, rendendoci conto che dobbiamo prendere delle decisioni. Ok, dopo i bla bla di queste cose, ma quali decisioni stiamo prendendo? Beh, abbiamo preso una decisione in Lussemburgo 7-8 giorni, 2 giorni dopo che è stato pubblicato il resoconto IPCC. Abbiamo preso la decisione di tagliare la CO2, l'anidride carbonica emessa dalle autovetture. Voi sapete che cosa vuol dire, perché ha dei riflessi economici significativi dal punto di vista della produzione e dell'indotto, del 35% entro il 2030, superando l'accordo di Parigi. Io sono andato là per avere il 40%, ma altri 25 paesi su 28 erano andati là per ottenere il 25%. Attenzione, 25 paesi, 25%. Cioè su 28 paesi, 3 volevano il 40, Italia, Francia e Svezia. Poi pian pianino, dopo 16 ore, l'ho già raccontato a qualcheduno l'altro giorno, dopo 16 ore ininterrotte di trattativa, siamo scesi del 5% e loro sono arrivati al 35%. Io la considero una conquista.
E grazie a quei 91 ricercatori che hanno fatto quel lavoro nell'IPCC noi siamo riusciti a tenere alta l'attenzione, perché altrimenti veniva considerata una scelta apodittica del politico di turno che va là e dice no, io non sono d'accordo. Quando invece la sostanzi, quando sono intervenuto, io ho portato i dati dell'IPCC e ho detto guardate che questi sono i numeri, questa è una ricerca indipendente. Può non piacere, piaccia o non piaccia, è un fatto. Noi dobbiamo decidere sui fatti. La politica deve avere questa base solida. Questo è un fatto concreto. Interroghiamoci anche su qualcos'altro allora. Interroghiamoci su come però intervenire. Perché il come intervenire fa anche la differenza. Noi abbiamo due livelli, il livello nazionale e il livello internazionale. Il livello nazionale si declina in uno appunto nazionale e uno territoriale, e il livello internazionale si divide in uno europeo ed uno planetario. I palcoscenici sono diversi. Quello nazionale, per esempio sul climate change, interviene significativamente, ma in misura particolarmente modesta, ovviamente. Quello europeo un po' di più, quello planetario, è banale rammentarlo, ovviamente interviene significativamente. Però non è soltanto questo, queste varie declinazioni, è come le vogliamo esercitare queste declinazioni che fanno la differenza. Che cosa voglio dire? Uno degli argomenti in discussione politica, sovranazionale, è il rapporto che c'è tra i paesi cosiddetti sviluppati, penso al G7 ambiente, e i paesi in via di sviluppo, cioè quelli che sono non nel G7 ambiente, per intenderci. Quelli che poi complessivamente compongono la COP, adesso c'è la COP24 in Polonia a dicembre. Perché lo dico? Perché vi porto la riflessione su questo? Perché il rigore del dato scientifico e la libertà di questo dato e l'analisi dei trend scientifici ci consente di fare la riflessione in queste sedi. Per dire però, ai paesi che si trovano in via di sviluppo rispetto ai cosiddetti paesi sviluppati, tra cui c'è anche l'Italia, come noi assicuriamo il percorso di salvaguardia ambientale del pianeta? Perché ci sono varie declinazioni per poterlo affrontare. L'Italia ha deciso, e per questo è stata l'unico paese al mondo ringraziato alle Nazioni Unite a New York, chiariamolo, ha deciso di cambiare il paradigma di capacity building, di assistenza ai paesi in via di sviluppo, e ha deciso, in fatti concreti, io firmo i decreti per questo, i MOU come si chiamano, ha deciso di non colonizzare dal punto di vista ambientale i paesi in via di sviluppo, dicendo io ti do i soldi, l'emission trading, io ti do l'assistenza e io decido per te cosa devi fare. Io ti do i soldi, ok, io ti do l'assistenza, ok, io non posso decidere per te che cosa vuoi fare. Il terzo step è un errore, perché questa si chiama colonizzazione ambientale. Io invece ti do i soldi, l'emission trading, io ti do la capacity building, l'assistenza, e creo la partnership con te. Cioè mi metto al tuo fianco perché insieme tu che conosci il tuo mondo e io che ti desidero darti aiuto, ti voglio dare aiuto, e tra virgolette, voi sapete come funziona il meccanismo dell'emission trading, ti debbo dare aiuto, ma te lo do alle condizioni che tu mi fai vedere. Si chiama partnership. Siamo l'unico paese al mondo che lo fa e stiamo facendo scuola su questo, c'è un format preciso che stiamo costruendo, perché adesso ci stanno chiedendo anche altri paesi, e l'hanno chiesto a me personalmente, quindi non è che l'ho sentito dire, come costruiamo questo sistema, perché è la partnership che fa la differenza. Vi faccio un esempio concreto e poi chiudo perché rubo sennò troppo tempo. Un esempio di
per coniugare il concetto, ne parlavamo col direttore ieri a telefono, coniugare il concetto di crescita e sviluppo. La crescita è quantitativa, ti ricordi quando ce lo dicevamo ieri a telefono? Lo sviluppo è qualitativo. Noi che vogliamo? Quantità o qualità? Io credo che col sistema della partnership noi coniughiamo entrambe con una crescita di qualità. Non è una mediazione politica la mia, chi mi conosce sa che non è che galleggio in questo senso, perché ve lo posso dimostrare. In che termini? Io ho firmato, non è che farò, ho firmato un protocollo di tutela per la parte italiana del Sahel. Sapete dove sta il Sahel? Quella fascia che oggi si compone di 10 paesi che si trovano nella parte un po' più su del Centro Africa, rispetto, quindi immaginate Niger, Nigeria, Burundi per intenderci, che è la parte più aggredita dalla desertificazione, dal climate change, dalla desertificazione, dalla distruzione totale della cultura del territorio e dall'abbandono con relativa emigrazione da quel territorio. Voi conoscete che è la parte che soffre di più in tutto il mondo per questi motivi. Bene, impegno economico, emission trading. Noi andiamo con il cash, per essere chiari. Secondo elemento, capacity building. Ci portiamo i nostri tecnici, e non solo loro, i nostri tecnici e le nostre aziende in un sistema virtuoso anche per le nostre aziende, perché le nostre aziende, grazie alla ricerca tecnologica, hanno le migliori tecnologie al mondo e le migliori idee tecnologiche, che sono due cose diverse seppure parallele, che ovviamente dell'ecocompatibile, penso al solare per esempio. Ma decidiamo insieme a questi 10 paesi come e dove investire per ottenere che cosa? Il rewind della desertificazione. Pian pianino incominciamo a guadagnare risorse ecologiche attraverso lo scavo di pozzi, la ricostruzione dell'agricoltura, la stanzialità dei cittadini, dei villaggi alimentati tutti con energia solare. Loro ci hanno chiesto di fare questo, non l'ho colonizzato io. Loro ci hanno detto: noi abbiamo bisogno di ritornare nelle nostre terre, noi abbiamo bisogno di non emigrare più, capite anche tutto il resto che cosa significa in questo quadro mondiale. Noi abbiamo voglia e desiderio di non emigrare più, perché a noi non ci piace di emigrare, perché siamo degli emigranti obbligati per carenza di vita a farlo. Aiutateci a non emigrare. Loro a noi ce l'hanno chiesto. Aiutateci a produrre però anche in modo pulito, perché non dobbiamo mai diventare, perdonatemi la battuta, come sono diventati i G7, come sono diventati grandi, cioè hanno utilizzato un'energia inquinante. Aiutateci a rimanere puliti. Ecco il sistema del partnership, ecco dove la ricerca indipendente deve essere utilizzata dalla politica, perché la politica è gestione, è polis, gestione del bene comune, non gestione di posizioni di rendita, almeno come la interpreto io. Vedete la differenza? Sono piccoli segni, noi non è che cambieremo le sorti dell'Africa così. Però stiamo suscitando interesse diplomatico a livello internazionale. E tanto per rimanere sul continente africano, che è quello che ci allarma in questo momento, non dobbiamo dimenticare, perché il mondo si salva tutto insieme, bene ha detto il Presidente, non è che noi salvando l'Italia salviamo il mondo, noi salvando l'Italia contribuiamo a salvare il mondo se salviamo anche il resto del pianeta, se ci diamo da fare anche sul resto. Saremo il primo paese al mondo, l'Italia, che a gennaio apre a Roma, qui, il Centro per la Tutela Ambientale dell'Africa. Lo apriamo a Roma, qui lo apriamo, e vengono i presidenti o i premier africani qui, perché ci hanno riconosciuto questa capacità di partnership
che noi hanno riconosciuto altri che vanno là con attività di colonizzazione ambientale. Guardate come sta cambiando qualcosa. Buon lavoro, grazie. Grazie.